Hello everyone! Oggi siamo qui con Brian per fare una sfida dei dialetti italiani. Una sfida assolutamente ingiusta, perché il gioco che io ho ideato consiste nel... Voi ragazzi ci avete mandato un sacco di audio con delle frasi nel vostro dialetto. Brian americano, io romana, dovremmo cercare di capire che cosa dicono queste note audio. Non so come farò. È assolutamente ingiusto. Ma vediamo cosa esce. Secondo fuori. Me sono inutile perché non capirò niente. Ogni audio dirò non ho capito. Ma neanch'io capirò, però insomma magari cerchiamo di... Ci provo. Allora, con cosa vuoi iniziare? Mantova, Matera, Piacenza, Ascoli, Piemonte... Sicilia. Ok, sentiamo. City Namuri. City Namuri. City Namuri. Sei tu un... Se ti innamori. City Namuri, se ti innamori. Può essere? Sei tu un mammifero. Se è davvero sei tu un mammifero. È fantastico. Sei tu un mammifero. Vediamo che vuol dire. Sta per arrivare la traduzione. Siete un amore. Ciao. Oh, ci sono andata più vicina. Se ti innamori. Non lo so, ho messo essere. Sei tu, siete. Ah, è vero, tu hai messo il verbo essere, io ho messo innamorare. Siamo un po' pari. Siete mammiferi, è bellissimo. Ok, adesso scelgo io. Andiamo di piemontese. Ok. Ciao Sonia, questa è una frase in dialetto piemontese. Tikere takritak, takumitak, mi takati taka, tikere takritak, takuriti totak. No, vabbè. Com'è possibile che possa essere una vera frase? Non è vero. Tikiti takuriki, tikiti takuriki. Aspetta. Vai in Piemonte. Tikiti tikiti takiti. Non ho nessuna Cioè, idea. Mi dispiace, ma non penso neanche... Cioè, non riesco neanche a sentire un appiglio all'italiano standard, diciamo. Tikiti takuti tik. Tikiti tak, so tak. Ci arrendiamo subito. Io, cioè, non riesco proprio a trovare un appiglio. Il piemontese, cioè, che lingua è? Un calzolaio va da un altro. Mi fai questo paio di scarpe, mi aggiungi il tacco. L'altro gli dice, ma anche tu sei un calzolaio, fattelo da solo, no? Ma com'è possibile che hanno detto tutta questa cosa? In Piemonte non stanno bene. In Piemonte hanno un'altra lingua, stanno bene, hanno due lingue. Va bene, facciamone una un po' più che forse è più facile, dai, su. Ma quanti ce ne sono? Ce ne sono tanti. Mica ce la facciamo fare tutti. No, ne facciamo un 30 po'. Che ci sono. Forse Matera? Perché dovrebbe essere un po' più semplice. Aucied sopa ausied. Aucied sarà l'uccello. Aucied pusadued. È come dire, capisci il turco? Che dice? Cioè, cosa devo dire? Magari capivi qualcosa. Cosa devo dire? Io forse penso aucied sopa ausied, dico che l'uccello è per sedersi. Va bene. La traduzione è l'uccellino sopra il covone di fieno. Vabbè, l'uccello l'avevo capito, dai, scegliene uno te. Napoli. Ciao Sonia, ciao Brian. Allora, io sono Francesca, ecco la frase in napoletano. Acqua che et fede fa pandana. Acqua. Acqua che et fede e fa pantana. Mi sa che questa l'ho capita. Cheta vuol dire calma. Feta, sai cos'è il fetore? La puzza. Quindi sarà tipo l'acqua calma, puzza e fa pantana e fa fango. Mi sento inutile. Voglio capire quanto un americano che studia italiano... Ho capito acqua. È vero, infatti. Vediamo che vuol dire. Allora, traduzione è questa. Le acque tranquille ristagnano e fanno cattivo odore. È un proverbio per dire che le persone più sono tranquille, più sono pericolose e bisogna essere attenti. Un abbraccio grande, ciao ragazzi! Notate che sono tutti modi di dire poi. È vero, sono tutti modi di dire. Che rende ancora più difficile perché devi capire un senso metaforico. Se facciamo l'abruzzese? L'abruzzese dovrebbe essere capibile, no? Brian, sei pronto per questo detto abruzzese? Here you are. La daz è metà bellazz. La daz è metà bellazz. La daz è metà bellazz.
L'andazzo è molto bella. Ho capito là. Secondo me ha detto l'andazzo è metà ballazzo. Non so cos'è l'andazzo. Non lo so, però secondo me è come il modo in cui ti comporti, metà del fatto. Traduzione: l'altezza è metà bellezza. Vuol dire che se una persona è l'altezza alta, è metà è già bellezza, mezza. Quindi non è l'andazzo, bella. È l'altezza. L'andazzo, ho capito. Ok. Dai, ci potevi arrivare. Facciamo Ascoli. Ci mette più tempo una zaotta a rivestirsi che lo tempo a rinnovarsi. Te lo rifaccio. Che tu hai capito? Qualcosa. Non ho capito. Zero? Neanche l'inizio? Ci mette più tempo una zaotta a rivestirsi. Ci mette più un qualcosa che è un'altra cosa. Io non ho capito. Ci mette più tempo qualcosa a rivestirsi che il tempo a... Ma questa sfida è difficilissima! Lo sapevo, te l'ho detto dall'inizio. Ma anche per me! Ti ripeto, è come dire tipo, che vuol dire questa frase in cinese? È così tanto? Cioè, capisco meglio il francese, mi sembra. Davvero? Sì, perché almeno sono simili all'italiano, tipo le parole. Ora traduco il dialetto ascolano. Impiega più tempo una ragazza a vestirsi che il tempo a cambiare, a diventare nuvoloso. Quindi sì, la parte che sapevo era giusta. Ma per te è frustrante, dicevo, dopo anni di aver studiato l'italiano a scuola, dopo aver vissuto in Italia, è frustrante sapere che non capisci... No, perché no, neanche tu capisci. Ci capisco niente. Io comunque nei dialetti italiani penso di essere meno brava della media degli italiani. Proviamo con il bolognese. Sì. Ciao Sonia, io e Davide partecipiamo. Siamo della regione Emilia-Romagna, provincia di Bologna. In cui a soste al marché a comprare il cas marin. Quella mucca che sta nel campo deve bere. In cui a soste al marché a comprare il cas marin. Ma io capisco cosa a comprare. A comprare. Io ho capito in cui mi pare in cui. A comprare. Cazzo, io capisco cazzo! Ho capito comprare. Ora vediamo la traduzione. Oggi sono stato al mercato a comprare... le melanzane. Non c'era né culo né cazzo. Quindi ero più giusto. Vabbè, comprare l'avevo capito anch'io. Aspetta, il marchigiano è facile, dai. A quello il cappello gli sta come la campana al porco. A quello il cappello gli sta come un... campana al porco. Campana. Penso sia una campana lo porco. Lo porco sai che cos'è? Pork? A pig bell? Campana o porco? Sì, non capisco. Mi sa che sta dicendo tipo a quello il cappello sta come una campana a un porco, a un maiale. Tipo un maiale che indossa un cappello che sembra una campana. Tipo che c'ha una campana in testa. Ma che vuol dire? Andiamo. Ok, arriva la traduzione. È in dialetto umbro, della Valnerina. Significa che, insomma, quello il cappello gli sta come il campanaccio al maiale. Ma in umbro? Ah, ho capito. Allora, prima di tutto c'è da dire che non è marchigiano, sembrava marchigiano, ma non è umbro, quindi scusatemi. E vuol dire che a quella persona il cappello sta male, perché sai cos'è la campana? Dice, è come se metti una campana a un maiale. Di solito non si mette la campana a un maiale, si mette la mucca. Okay. Vedi, qui la cosa con le mucche avrebbe avuto senso, quasi. Io perché ragazzi, quando li ho sentiti, li ho ascoltati solo la prima parte ovviamente, quindi li ho nominati a seconda di quello che io pensavo fosse giusto, ma... Dialetto vicentino? Dov'è? Vicenza, proviamo. Da toia non se sei stanca, se la bocca non sa da vaca. Dato che non so se sei stanca. Dato che non so se sei stanca, se la bocca non sa da vaca. Dato che non sei stanca, la bocca non si può macchiare. Io dico che da tavola non ci si stacca se la bocca non sa di vacca. Da tavola non ci si alza se la bocca non sa da vacca, cioè da formaggio. No, sono di Vicenza. Da tavola non ti devi alzare se la tua bocca non sa di formaggio. Vuol dire che devi concludere il pasto con il formaggio. Sono di Vicenza, ragazzi! Va bene, dai, facciamone un altro. Sardo. Sardo, tanto tu ti sei andato a scegliere il più difficile. Ma che ho scelto Napoli, Sicilia e Sardo?
Saluti Sonia, saluti Brian, Zo Stefano, e si castiu sempre in YouTube, come da prageri. Se si metta simpatico, se mi vado a pragi un addì, a si convida in sa terra mia, capo, mi è sa bella. Qualcosa YouTube. Allora, ho capito. Ciao Sonia, ciao Brian. Vi seguo sempre su YouTube con piacere. E poi è partito con il portoghese. Cioè, ha iniziato a parlare portoghese brasiliano, tra l'altro. Presente, você me apareceu. Cioè, è portoghese, riascoltiamolo un attimo. Saluti Sonia, saluti Brian, Zo Stefano, e si castiu sempre in YouTube, come da prageri. Se si metta simpatico, se mi vado a pragi un addì, a si convida in sa terra mia, capo, mi è sa bella. Allora. Perché è portoghese? Ho capito, siete simpatici. Anch'io ho capito simpatici e poi ho capito mia, però no, zero. Allora, la traduzione è ciao Sonia e ciao Brian, sono Stefano e vi guardo sempre su YouTube con molto piacere. E siete troppo simpatici e mi piacerebbe tanto invitarvi nella mia terra, che per me è la più bella. Questo è il sardo, che è appunto una lingua, è sardo campidanese occidentale, anche perché esistono diverse varianti del sardo. Oltre al campidanese esiste anche il logudorese. Wow, questa sfida. Allora, ringrazio tutti quelli, tutti voi che avete inviato le vostre note audio, me ne sono arrivate tantissime, non potevamo farle tutte anche perché, cioè, mi vergogno un pochino. Non ne abbiamo presa una, no, forse una sì. Che Marchigiano, quasi. non era marchigiano, ma era umbro. Umbro. Io ho preso quello di Vicenza, il vicentino. Cioè, abbiamo il friulano, abbiamo tantissime, però il tempo è limitato. Ma tu sei americano, cosa pensi dei nostri dialetti? Belli, fighi, interessanti. Ovviamente non capisco molto, ma è figo che ci sono e che in quelle zone si parla così. Mi Ti piace. piacerebbe se ci fosse così tanto anche in America? Così Sì, come no? Perché no? tu avresti un'altra lingua che il coloradano? Esatto, sarei più tipo unico, avrei un altro modo di parlare che gente non capirebbe. Però c'è da dire che tu non ti trovi quasi mai in difficoltà per il dialetto, perché quasi tutti gli italiani che parlano un dialetto riescono anche a parlare italiano standard all'occorrenza, perché ovviamente anche per me sarebbe difficilissimo capire. Cioè, io capisco culo e cazzo, invece quelli vanno a comprare le melanzane al mercato. Sì, esatto, anche per questo non sono frustrato dal fatto che non capisco i dialetti, perché parlano a me in italiano. Bene, direi che è stato un bellissimo fail. Che mi aspettavo dall'inizio, sono sincero. Io pensavo che sarebbe stato leggermente più facile. O i nostri follower sono stati cattivissimi e ci hanno dato delle frasi, cioè quello tic tac tac tic tac, cioè, ma è proprio difficilissimo. Cosa potevo dire Lì male? potevamo ballare, tipo di tap. Spero che questo video in qualche modo vi abbia fatto almeno sorridere. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!